In questa edizione del Mondo Insieme ci avrete fatto caso, ma in più di un'occasione abbiamo parlato di appassionati di fotografia, che poi io dico sempre sono tutti dei grandi fotografi, perché quando c'è la passione alla fine si riescono a rubare degli scatti che trasmettono tantissimo. Perché abbiamo deciso di raccontare la storia di tanti appassionati? Perché appunto, come vi stavo dicendo, per riuscire a immortalare dei momenti significativi bisogna avere pazienza e un grande cuore, e forse ancora di più se protagonisti delle foto devono essere degli animali. Guardate queste immagini. Insieme Giuliano Scarparo. Che bella dedica ti ha fatto la nostra Lucy, eh? Come abbastanza? No, adesso lo picchiamo subito, se per abbastanza. Giuliano, tu sei veneto, condividiamo sì. La regione, esattamente di Padova. Di Padova, Padova. Sei molto seguito su Instagram, dove hai 146.000 follower. Fortunatamente sì. Fai il designer di professione. Sì. E tutto è cominciato perché ti sei innamorato della natura che ti circonda? Assolutamente sì. Eri bambino, eri piccolino? Sì, ero abbastanza bambino, intorno ai 15 anni più o meno. Intorno ai 15 anni... hai preso un brevetto da subacqueo. Sì. Però poi mi risulta che... Perché l'hai preso? Te l'ha fatto prendere tuo papà? Sì, me l'ha fatto prendere mio padre, che era un ex subacqueo, e quindi mi ha cercato di trasmettermi questa passione. Sono sempre i genitori sì. Che beh, trasmettono, per fortuna, ci mancherebbe. Allora, prende il brevetto all'età di 15 anni, quindi dice chissà quante cose avrà fatto sott'acqua con un papà subacqueo, invece praticamente scarsissimo, fino a quando, lo dico io, mi permetto, fino a quando si innamora. È sempre l'amore che cambia ogni cosa, di una bellissima ragazza che fra l'altro è là dietro, guardatela un po', come si chiama? Cristina. Cristina, c'hai il microfono? Ma quanti anni è che state insieme? Sono 12 anni. E a che età vi siete conosciuti? 18 anni. Tu, appassionata di sub, l'hai preso come se fosse un giovane virgulto, gli hai detto vieni con me che ti faccio vedere un altro mondo? Esatto, più o meno così. Era scarso all'inizio? Era scarsissimo. Ammazza! E dove l'hai portato? L'ho portato inizialmente nelle zone più vicine a noi, quindi la Croazia, e poi insieme abbiamo iniziato a viaggiare e andare sempre più in là. L'hai fatto innamorare tu dei nubi branchi? No, nudi branchi. No, di quello si è innamorato da solo, perché io non li avevo neanche visti da quando sono piccolini. Lui invece ha un occhio attento e me li ha fatti scoprire lui. Le prime foto belle di Giuliano hanno come protagoniste... come protagonisti i nudi branchi. Sì, Anch'io ne ho fatte tante di immersioni, ma non... Mai visti. No, sono piccolissimi, queste foto non sembrano piccolissimi. Sono piccolissimi. Quanto sono grandi? Qualche millimetro, qualche centimetro, insomma, comunque cose molto, molto, molto piccole e anche difficili da vedere, perché... Quindi sono tutte foto in macro? Tutte foto in macro, sì, tutte. Perché sono così amate queste creature? Beh, intanto perché sono super colorate, quindi diciamo che hai la possibilità di vedere queste cose e questi animaletti, insomma, in diverse situazioni, anche in bassissime profondità, quindi intorno anche ai 3, 4, 5 metri, quindi facili da vedere,
per tutti e ovviamente sono molto affascinanti. Allora, dai nudi, branchi, è iniziato tutto. Poi però Giuliano ovviamente ha allargato la sua visione, parliamo di animali sulla terraferma e facciamo un gioco con lui. Gli ho detto, indicami delle fotografie secondo te particolarmente significative e lui è partito da una volpe, sì. La prima volpe che hai visto a Caorle. Sì, assolutamente. Mi trovavo nell'oasi di Valle Vecchia, che praticamente è una lingua di terra vicino a Caorle, e diciamo che in quel periodo ho cominciato a fare i miei primi appostamenti per cercare appunto di vedere animali in situazioni naturali. E questo incontro è stato molto fortuito perché questa volpe praticamente mi ha sfiorato e si è messa davanti a me quasi aspettando che arrivasse quel momento di luce, perché mi trovavo appunto tra l'alba, diciamo, in quei momenti un po' particolari. Ma è vero che tu sapevi che lì passava la volpe? No, non lo sapevo, infatti diciamo che è stata proprio... È proprio casuale? Assolutamente casuale. Era un'oasi, quindi comunque sia uno spazio aperto. Quindi gli animali sicuramente erano presenti, però è stato molto casuale. Finché non me la sono trovata davanti ed è stato... E ha lasciato il tempo di scattare. Esatto. Pochissimi secondi. Perché uno poi si trova la volpe davanti e dice... Sì, io quando ho visto i miei grandi incontri in natura non sono mai riuscita a fare neanche una foto. Infatti molte volte... Perché ero sempre lì con il cuore in gola. Andiamo avanti parlando di lupi che tu hai incontrato nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Sì. Però... Tutto è nato da una mucca che ti ha terrorizzato. Sì, esatto. A volte gli uomini hanno paura dei lupi, ma Giuliano ci insegna che bisogna avere paura delle mucche. Delle mucche. Esatto. Cos'è successo? Praticamente stavo cercando di andare a fare un appostamento appunto per vedere, diciamo, i cervi, principalmente perché mi trovavo nel periodo dell'anno del bramito dei cervi, quindi il mio obiettivo era totalmente un altro. E vado a fare questo appostamento in piena notte, ma purtroppo mi scontro proprio fisicamente addosso a una mucca. Per il momento in tutto buio, in una situazione molto... Ma è stata la mucca che è venuta addosso? No, no. Cioè tu andavi in marcia indietro? No, io andavo avanti, però era completamente buio, pesto, quindi non riuscivo a vedere assolutamente niente. Hai tamponato una mucca? Ho tamponato una mucca, per fortuna l'ho presa... No, perché così ha tamponato una mucca. Che esatto. Poi bisogna dire che le mucche, a parte le battute, sono pericolose. Non è che le mucche stanno lì a farsi tamponare. Cioè uno viene aggredito anche dalla mucca, quindi... E quindi mi sono spaventato talmente tanto, insomma, che poi sono ritornato in macchina e ho preso sonno, praticamente. Le primissime ore dell'alba, poi mi sono risvegliato e davanti a me sono passati questi tre magnifici lupi, insomma, che... E sono delle immagini molto molto belle, perché oltre alle fotografie noi abbiamo visto anche il video, perché tu ovviamente certo. Privilegi le fotografie, certo. Ma il video, perdonaci, siamo televisione, non immagino. Toglie davvero il respiro. Andiamo avanti, hai menzionato i cervi prima, sì. In realtà i cervi poi li hai visti a Cortina, sì. E ti stavi per ibernare. Sì, penso di essere anche mezzo svenuto in quella situazione, nel senso che mi trovavo nelle vacanze natalizie che si fanno ogni anno, insomma, con la mia famiglia a Cortina, però diciamo che dedicavo tutte le mie mattine che avevo a disposizione per andare a cercare di fotografare qualcosa in natura. E soprattutto l'anno scorso c'è stato un momento di neve e una quantità di neve. Eravamo tutti bloccati a casa per il Covid, esatto. E poi l'anno e quindi scorso, sì. Diciamo che ho avuto... durante un appostamento quasi ibernato dentro alla neve, perché ero proprio nascosto, quasi affossato all'interno della neve, e a un certo punto, mezzo svenuto, mi accorgo che c'è una mandria appunto di cervi, che è un branco di cervi che incomincia a fare questo percorso, che era un percorso sostanzialmente da dove andavano a procurarsi il cibo fino a ritornare all'interno del bosco, e mi sono accorto appunto di questa presenza di questi tantissimi cervi, ce ne sono stati una quarantina, quindi un grossissimo branco. E soltanto che diciamo che non ho voluto spaventarli più di tanto, anche perché avrei creato dei grossi problemi legati appunto alla mia presenza. No, ma poi per un bravo fotografo naturalista non deve mai disturbare gli animali. Ma in quella situazione sarebbe stato veramente problematico. E comunque l'affaticamento dell'animale, alla paura che insomma di scappare, eccetera, eccetera, avrebbe potuto creare dei danni seri. È molto bello da parte tua.
come ultima foto significativa, perché di foto meravigliose Giuliano ne ha fatte tante, ha scelto quella di un orso, o di alcuni orsi possiamo dire. Sì. In Slovenia li hai incontrati. Sì. La patria un po' degli orsi, dell'osservazione degli orsi. Esatto, diciamo che la cosa più che mi ha lasciato proprio affascinato in questo luogo è che appunto gli orsi vai a fotografarli all'interno e grazie all'ausilio di questi capanni fotografici che servono appunto per l'avvistamento degli orsi. Però la cosa più folle appunto è quella che tu ti rendi conto di percorrere un tragitto dove gli orsi sono assolutamente presenti, solo che non si fanno vedere, quindi tu entri all'interno del loro habitat naturale e poi dopo magari qualche ora dentro queste costruzioni diciamo si paventano, quindi insomma è sicuramente una cosa che ti lascia un po' di stucco, ecco. Ma poi hanno paura di noi gli orsi, quando si parla tanto di pericolo orsi, come tutti gli animali, direi pericolo uomo, non pericolo molto orsi. Molto di più. Io ti ringrazio tantissimo di aver condiviso questa esperienza con noi. Grazie a voi. Ti auguriamo veramente grande successo, ma soprattutto ti auguriamo che le tue foto vengano capite, perché ogni foto è un racconto, non è soltanto uno scatto, è un racconto e Giuliano ce ne ha dato prova. Adesso però è giunto il momento di continuare a viaggiare. La prossima meta scopriamola insieme.